Fede, pensavo che, guarda, un reggaeton potremmo farlo anche io e te a questo Mamma punto. Mia, guarda, è scandaloso. Basta, no. Basta. No, veramente. Questo è il nuovo di Baby K, si chiama Voglio ballare più forte, uno dei singoli dell'estate che hanno questo mood reggaeton che piace tanto. Ma io direi, ci smarchiamo da qui, eh? Cominciamo a parlare di Jazz on the Road, dai. Magazine. Allora, ben trovato a Federico Buelli, con lui abbiamo cominciato questo viaggio la scorsa settimana che ci piace un sacco perché ci consente di entrare in quello che è il mondo, il mood di Jazz on the Road. Siamo vicini a quella che è la partenza, tra l'altro con un concerto atipico rispetto agli altri in Piazza Tebaldo Brusato. Assolutamente sì, buongiorno, buongiorno a tutti, anzi devo dire buonasera perché entriamo nel mood notturno, esatto, serale che noi piace in questo tanto momento noi, creiamo questa situazione di ombre, di bevi qualcosa. Quindi buonasera a tutti. Sì, oggi presentiamo i concerti del 13 e del 14 luglio in Piazza Tebaldo Brusato. Devo anche ricordarmi, assolutamente ricordare a tutti voi, che i biglietti, le prevendite dei concerti si possono prenotare su jazzontheroad.net. jazzontheroad.net potete trovare anche naturalmente tutto il programma, gli artisti, aneddoti e quant'altro, Facebook e via dicendo. I biglietti e le prevendite sono importanti perché vi garantiscono quel bellissimo posto che voi volete scegliere davanti ai vostri artisti preferiti. Quant'è la capienza di Piazza Tebaldo per Jazz on the Road? Non ne ho idea, almeno 300 persone tutte, okay. almeno. Poi indipendentemente dai concerti, indipendentemente poi dalla sicurezza, però un buon numero di persone ci stanno, anche in piedi, sai? Sì. Perché no? Si può. Ma anche perché insomma ascoltare jazz in una situazione anche quasi di dinamica fisica ci sta tutto, no? Assolutamente sì, si può anche ballare. Non è il caso di questo brano che vi ho portato e anche del primo artista che vi presento, che è Daniel Carson Trio. Entriamo nel mood. E entriamo anche nel mood un po' freddo, un po' strano. Siamo nel nord dell'Europa, in Svezia. Posso dirti una cosa? Certo. È bellissima la fotografia che è pubblicata sul sito, andate a vederla, dove il trio è su una barchetta di legno, esatto, su un lago, con l'abito elegante e la tuba. Esatto, ma vi racconterò di più. Ho intervistato Daniel Carson quest'inverno in un concerto privato, è stato molto carino, disponibilissimo, e mi ha raccontato che quella foto è stata scattata su nell'arcipelago di Stoccolma, su un'isola che si chiama Runmarö, che è un'isola nella quale lui vive e abita, e ha registrato questo disco, Ding Dong. Sì, l'ha registrato in due sessioni, una invernale dove c'era durante una tempesta di neve, quindi un freddo bianco molto glaciale. Ma che suggestione spettacolare! E l'altra sessione l'ha registrata durante le lunghe notti di mezz'estate. Ecco, queste due sessioni si sentono nel disco ed è anche quello che oggi ho portato per presentare il festival il 13 luglio con Daniel Carson Trio, e questo brano si intitola Last Tesoro. E allora adesso l'ascoltiamo, così aspetta, perché qui ho fatto un pasticcio io, ma lo risolvo immediatamente. Last Tesoro. Certo. Thank you.
piace molto anche il titolo di questa canzone, Last Tesoro, lo trovo super suggestivo. Marinaresco. Beh, sì. Perché sai, per chi chiama il trio jazz, pianoforte, contrabbasso e batteria, troverà un live bellissimo. Io li ho già sentiti altre volte, devo dire la verità, che sono eccezionali, davvero davvero eccezionali. Stiamo parlando con Federico Buelli di Jazz on the Road e insieme stiamo facendo un viaggio, una sorta di percorso introduttivo. Questi erano Daniel Carlson Trio e sì, stiamo per creare tutto quello che è il mondo che ci aspetta a partire dal mese di luglio. Esattamente, a partire dal 4 luglio, lo ricordo, il 4, l'8, poi il lungo weekend, il 13, 14, 15 e 16. C'è su jazzontheroad.net, certo, tutto questo mondo spiegato nei dettagli. Il grande cartellone, sì. Uh-huh. Cominciamo a fare qualche passo avanti perché hai un'altra chicca da presentarci. Sì, la chicca è che il jazz ha tantissime sfumature ed è una casa grandissima e un grande contenitore di elementi. Il prossimo gruppo che vi presento è Hobby Horse, sono un trio anche qui dove c'è un batterista italiano, altri sono, lo definisco europeo. E hanno, ti ricordi come l'hai scoperti tu? Li ho scoperti semplicemente su YouTube tantissimi anni fa e ho detto guarda che interessante questa cosa. Uh-huh. Perché loro hanno e amano molto sperimentale, ok? E riescono a confluire diversi anime del jazz, alla musica elettronica, alla sound poetry, insomma creano un miscuglio di frequenze, di sonorità che sono molto 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 interessanti e anche quindi, nuove. E quindi in diretta su Radio Brescia 7 in questo mezzogiorno che è molto serale. Sì. Vi regaliamo il pezzo, ma ce lo presenti tu. Certo, questo è Kitten Salad Sandwich. Federico qui è per palati raffinati e già secondo me un po' più educati, o sbaglio? Sì, ma questo è anche un gioco, sai, Hobby, certo. Horse è quel cavalluccio di legno, no? Dove si gioca da bambini. Mm-hmm. E quindi questo è anche un gioco, mettersi in gioco con ironia di fronte alla vita e anche alla musica, anche al genere. Vero, questo saxofono è lo lascia parlare, non so come dirti, no? Esattamente, esattamente. Beh, insomma,
c'è, nel jazz c'è comunque tanto, questo è un po' più sperimentale, mentre quello che ascolteremo poi nel nostro prossimo incontro, che sarà i due concerti del 15 e del 16 di luglio, sono sempre tutti giovedì, venerdì, sabato e domenica, Mark Lulliana Quartet, che è quello, un batterista eccezionale, in cui vi dico di andare a vedere sul sito di Jazz on the Road Mark Giuliana, ma anche tutti gli altri, e prenotare il biglietto, perché lui è un americano di origine italiana, anche se ha cambiato un po' il suo cognome da Giuliana Gugliana, ok, ma è veramente uno dei più grandi batteristi adesso che ci sono on the world, insomma, ecco. E tra l'altro ha questo look anche un po' particolare, lo sto guardando adesso, con questo occhialino molto seduttivo. Sì, è un po' questa l'immagine dell'ultimo live di questi concerti che sta facendo, ma al di là di quello lui è veramente incredibile, ha una riuscita a sostenere delle ritmiche eccezionali, e poi ha un quartetto di musicisti, un trio di musicisti insieme a lui spettacolare, quindi sentiremo molta America in quel live. Ci sarò, ma te lo dico proprio, ci sarò comunque nel nostro prossimo appuntamento, che non è lunedì prossimo ma è lunedì 26 di giugno, tra l'altro sì. Non sarai da solo. No, ci sarà con me il mio amico presidente di Jazz on the Road, Francesco Schettino, che vi racconterà anche quella che è l'anima un po' istituzionale, perché ogni associazione ha la sua anima istituzionale. Niente, arriverò pettinata, giuro. Sì, in giacca e cravatta, ok. Io no, lui forse, non lo so, non credo però. Chi può dirlo? Ok, sì. Allora, ricordiamo quelle che sono le coordinate per accedere a tutte le informazioni di Jazz on the Road. Sì, il nostro sito Jazz on the Road, ma anche Facebook, ma in particolar modo sul sito Jazz on the Road c'è un link dove potete cliccare, andare a prenotare tutti i vostri biglietti, i vostri posti numerati, tutto quello che volete, oppure scriverci anche tramite Facebook e noi vi daremo tutte le risposte che riusciamo a darvi, insomma, ecco. E allora sempre bello averti qui, Fede, grazie. Grazie, era grazie Federico Buelli di Jazz on the Road, appuntamento a lunedì 26 giugno, grazie. 26 giugno